Succede anche questo a Milano, che un proprietario di professione commercialista non esita a buttare in mezzo alla strada l'inquilino di un suo appartamento, un 86enne solo e malato che dopo 25 anni di versamenti regolari non riesce più a pagare l'affitto per intero. Lo sfratto era previsto per oggi, ma è stato rinviato di 10 giorni. Dal 31 marzo, però, ogni momento sarà buono. L'appartamento, occupato dal signor Domenico, 40 metri quadrati ben tenuti, si trova in zona Giambellino San Siro. Ho fatto un infarto un anno fa, poi ho dei problemi di uretra che faccio due dilatazioni al mese, ho un diabete mellito. Insomma, una situazione complicata e adesso è arrivato anche lo sfratto. È arrivato lo sfratto, sperando che il comune mi dia una casa in modo che io possa essere più tranquillo, perché fino adesso con questa storia qua sono visibilmente agitato. Senta, lei da quanto tempo vive in questa casa? Da 25 anni e da 25 anni che io non ho mai sgarrato un mese, ho sempre pagato. Poi non essendoci più le condizioni per poter pagare, perché ogni casa c'è fuori tre cartelli affittasi, di conseguenza il comune non, come contributo prendevo 4.000 euro, 3.500, è diventato meno di 1.000. Il padrone di casa gli ho detto guardi che non ci sono più le condizioni perché il comune non mi riconosce più come contributo della casa e mi dà meno di 1.000. Io le posso dare col massimo dello sforzo 500 euro al mese. Lui come contro risposta ha attaccato sulla cornetta. Da allora non ho più pagato. E quindi adesso oggi è arrivato l'ufficiale giudiziario, ha rinviato lo sfratto? Ha rinviato di 10 giorni col proseguo. Speriamo che io lascio la casa anche domani mattina, solamente che non voglio stare in mezzo a una strada. Voglio avere una casa popolare come ce l'hanno tutti, più o meno. Ecco, andar via da questo quartiere comunque per lei è una ferita? Sì, è una ferita perché io sono praticamente nato qua. Ho 87 anni e 60 anni che sono qua, 70, in questa zona, e 25 anni che abito qua e di conseguenza mi farebbe piacere avere una casa qua nei dintorni. Purtroppo nella situazione di Domenico si trovano in molti a Milano. Quello degli sfratti è ormai un allarme sociale. L'ennesimo tentativo di sfratto a Milano con la forza pubblica. Sì, in questo caso un tentativo veramente vergognoso dal punto di vista del caso, perché appunto un anziano, 86 anni, ammalato, uno di quei casi che rende assolutamente necessario la questione del passaggio, è attuale la questione del passaggio da casa a casa. Il signore ha fatto una domanda per la casa in comune, la domanda di emergenza, di deroga non è ancora andata in commissione e quindi c'è un problema per cui se questo signore viene sfrattato adesso non ha una soluzione abitativa. Abbiamo chiesto più volte che ci sia la questione del passaggio da casa a casa, quindi la graduazione delle concessioni della forza pubblica per evitare appunto che casi come questo finiscano per strada, che è una situazione assolutamente intollerabile, ma anche in un dormitorio, una persona anziana di 86 anni non si può sradicare e mettere in soluzione di questo genere. Insomma. A Milano ci sono più di 7.000 alloggi vuoti pubblici che non vengono assegnati. Questa cosa è veramente uno scandalo. Ci sono 500 famiglie in Aler che stanno aspettando un'offerta di un alloggio da parte di Aler e stanno aspettando alcune da mesi. Credo che così non si possa andare avanti.